Buongiorno a tutti, bentrovati nel canale, benvenuti in questo nuovo video dedicato a quello che è successo nei primi quarti di finale, due maschili e due femminili giocati ieri, il primo, quello di Berrettini, lo abbiamo già analizzato, poi in questo video parleremo di quello che può succedere a livello maschile e nei due quarti di finale che si giocano oggi. Prima di tutto questo, l'invito è come al solito iscrivervi al canale, lasciare like al video e attivare la campanella per le notifiche. Iscrivetevi, seguiremo l'Open degli Stati Uniti fino in fondo, anche se dovessero saltare con oggi tutti gli italiani, il torneo sarà coperto regolarmente dal canale. Poi dal lunedì si comincerà a seguire quella che in maniera piuttosto brutta si chiama Coppa Davis. In realtà non è più Coppa Davis perché non ha niente della Coppa Davis, però insomma è il torneo a squadre che assegna quella che era la vecchia Coppa Davis. Allora, quarti di finale del singolare maschile che, come detto, hanno visto Berrettini perdere in 3-7 da Ruud, ritornando sulla partita. Il problema di Berrettini, secondo me, è che quest'anno non ha mai praticamente potuto giocare quattro tornei consecutivi. Il fatto di non aver giocato Wimbledon, il fatto di aver saltato Parigi, lui si è presentato, considerate che lui si è presentato a giocare 3 su 5, non lo faceva dall'Australia, dalla semifinale fatta con Nadal, anche lì perse i primi due set, vinse il terzo. Cosa che ieri ha sfiorato, ha avuto diverse occasioni per vincere il terzo e poi perse al quarto set. Però certamente un anno dove non riesce a giocare con continuità. Già ora, come potete vedere, i tennisti arrivano con stati di forma completamente differenti, nel senso che non si sa, in realtà è una forma che va aggiornata. Guardate quello che è successo a Nick ieri. Kyrgios sembrava destinato, non dico a vincere il torneo, ma almeno ad arrivare in finale. E invece, e qua si arriva all'attualità, ovvero a quello che è successo stanotte, il buon Nick ha perso in 4 set, in 5 set, scusate, da Khachanov, che non faceva un risultato accettabile da una vita, eppure è finita 7-5, 4-6, 7-5, 7-6, 6-4 per il russo. Ora, io ho sentito sui social diversi che si erano lanciati a dire che Nick Kyrgios era il netto favorito del torneo, che se sì, vedendo la prestazione di contro Medvedev, certamente che era il netto favorito del torneo. Il problema è che Kyrgios alterna prestazioni eccellenti a partite. Io non ho visto la partita stanotte perché ovviamente 5 set con una partita che comincia alle 2:30 di notte non è proprio un orario dei migliori per poter seguire la partita. Però insomma, se batti Medvedev come hai battuto Medvedev, logica vuole che quando arrivi ad affrontare Khachanov, che ripeto, quest'anno non è che abbia fatto risultati straordinari, logica vuole che lo batti in 3 o 4 set. E invece, purtroppo, il tennis è uno sport, purtroppo, per fortuna, è uno sport legato alle giornate, è uno sport legato a piccoli dettagli che cambiano da un giorno all'altro. La partita che ti è riuscita 2 giorni prima non è detto che ti riesca 2 giorni dopo. E Kyrgios, insieme a Fognini, insieme a tanti altri, hanno l'ulteriore caratteristica di essere intermittenti, nel senso che possono alternare prestazioni straordinarie. Ripeto, io non, a livello di prestazione, non posso commentare perché non ho visto la partita. Però storicamente questi tennisti alla Grigos, alla Fognini, sono gente che magari ti batte in 2 set Nadal in un mille e poi perde dall'illustre sconosciuto
il turno dopo, quello che diceva Rino Tommasi nelle sue telecronache essere la prova del 9. Ecco, normalmente difficilmente superano la prova del 9. Vi faccio un esempio di vita vissuta mia. Nel 2019, il sabato di Monte Carlo, Fognini batte 2-7-0 Nadal, sfiorando il 6-0 nel secondo set. Chiunque, se non avesse avuto di fronte Fognini, quando va a giocare la finale contro Lajovic, dice: vabbè, sono tranquillo, questo ha dato 2-7-0 a Nadal, adesso vince facile. E no, io avevo paura di perderla quella finale, paura di perderla per tanti motivi, ma primo fra tutti perché era un'occasione incredibile. Trovare Lajovic in finale era una cosa che in un mille non ti sarebbe capitata mai più. Ma poi perché di là c'era, con tutto il rispetto, Fognini, che è uno che storicamente alterna prestazioni da favola a prestazioni molto meno convincenti. A Kyrgios probabilmente è successa un po' la stessa cosa, nel senso che non ha giocato ai livelli di Medvedev, non ha giocato ai livelli di come ha giocato contro Medvedev, e la partita dopo ci ha lasciato le penne. E comunque ciò, se vogliamo, aumenta ancora di più il rammarico per il cattivo stato di salute, tra virgolette, di Berrettini, nel senso che il Berrettini versione Open d'Australia di inizio anno, con questo tabellone, è in finale, perché secondo me il Berrettini che abbiamo visto a gennaio agli Australian Open batte sia Ruud, e lo ha battuto agli Australian Open in 3 set. Batte tranquillamente Khachanov e arriva in finale. Ora, in finale, chi ci può arrivare dalla parte sotto di tabellone? E qua si arriva a quello che può succedere, a quello che può succedere oggi. Partiamo dalla partita che ci interessa un pochino meno, giusto per, come dicono, creare un po' di suspense, no? Allora, la partita che inizia alle 19:30, ora italiana, se inizia alle 19:30, comunque diciamo che dopo la prima partita femminile, c'è la partita tra Andy Rublev e Francis Tiafoe. Tiafoe, che ha giocato una partita spettacolare contro Nadal, affronta un Rublev che non è in formissima, è un Rublev che anche lui non viene da una stagione straordinaria. Per i bookmakers è favorito Rublev. Io voglio vedere come approccia Tiafoe all'occasione, soprattutto alla pressione di avere il pubblico a favore e al fatto che si sta giocando un quarto di finale Slam, cosa a cui non è abituato. Secondo me è una partita molto più equilibrata di quello che dicono le quote, che danno favorito circa il 75% Andy Rublev. Io credo che sia una partita che, se Tiafoe riesce a metterla sulla lotta, possa partire favorito lui. È un po' una tombola perché entrambi sono all'occasione della vita, per andare in semifinale, ed è difficile fare un pronostico. Dico Tiafoe in 5 set, mi sbilancio e vi dico Tiafoe in 5 set. E poi c'è la partita che purtroppo gli organizzatori hanno messo in nottata tarda, ora italiana, dove Sinner affronta Alcaraz in una partita che io non sono ottimista. Ve lo dico sinceramente, non sono ottimista. Non sono ottimista per lo stesso motivo per cui non ero ottimista con Berrettini. Sinner non ha vinto mai, se non erro, ha avuto troppe difficoltà, visto anche il livello dei giocatori in questo torneo. Insomma, ha sofferto un po' contro tutti, e ha sofferto pesantemente contro tutti, perché insomma, battere 3-1 Nakashima, 3-2 Ivaska, 3-2 Altmaier, sono tutto tempo che sta in campo in più di quello che dovresti stare. L'unico 3-0 lo ha dato a Ekubans al secondo turno. Non ho visto benissimo nemmeno Alcaraz,
Però temo che Alcaraz stia un po' meglio di Sinner a livello fisico e questo possa bastare. Ho visto Alcaraz un pochino più reattivo di Sinner e temo che questa cosa possa nei 5-7 diventare decisiva. Alcaraz comunque ha lasciato per strada ha durato molta meno fatica ad arrivare fino qua. È vero che al primo turno ha vinto per ritiro, ma poi ha battuto 3-0 Correa, 3-0 Brooksby e poi ha sofferto contro Cilic. Ma soffrire contro Cilic in uno slam può starci. Contro Cilic ci soffriva anche Roger Federer. Insomma, Cilic negli slam ci sa giocare. Vedo Alcaraz fisicamente messo meglio di Sinner e temo che possa succedere un po' la stessa cosa che è successa a Berrettini, ovvero che Alcaraz vada avanti 2 set, Sinner poi provi tutto il tutto per tutto nel terzo set, magari riesce anche a allungare la partita, magari no, però insomma regalare 2 set di vantaggio ad Alcaraz oggi sarebbe veramente una cosa terrificante. Pronostico 3-1, 3-1 Alcaraz, sperando ovviamente di non prenderci. Passiamo anche al femminile, dove in questa notte ci sono state le prime due partite del tabellone femminile, i primi due quarti di finale. La Garcia ha dominato la Gauff più di quanto non dica il punteggio, un punteggio che 2-7-0 per la Gauff, ma è un 6-3-6-4 bugiardo, perché in realtà la francese ha avuto molte meno difficoltà a vincere la partita di quanto non dica il punteggio. Nel primo set era avanti di 2 break, il break nel secondo è arrivato praticamente subito, ha avuto anche la palla del doppio break, e quindi insomma, ripeto, un punteggio che sembra un punteggio di una partita sì vinta in 2 set, ma una partita abbastanza equilibrata. Se uno ha visto la partita, io ho visto il primo set e mezzo, la partita equilibrata non lo era. Come non lo è stata l'incontro tra Jaber e Tomjanovic. La Jaber, che ha vinto tutto sommato abbastanza facilmente il primo set, e poi era andata un break sopra e ha avuto un break di vantaggio nel secondo set. È finita sotto 3-5, poi Ons, ma si è ripresa e ha tutto sommato vinto abbastanza agevolmente il tiebreak. No, era andata sopra 5, sì, no, era andata sotto 5-3 e poi ha vinto abbastanza agevolmente il tiebreak del secondo set. Partita più equilibrata rispetto alla precedente, ma comunque con la Jaber abbastanza in controllo. Le partite di stanotte, si parte con Pliskova Sabalenka, una partita da monetina. Questa è veramente una partita da monetina. La classifica direbbe Sabalenka, ma la Pliskova sta trovando il torneo dell'anno e insomma è una partita che anche per le quote dei bookmakers è molto equilibrata. Io, non seguendo troppo il femminile, non mi avventuro in un pronostico netto. Vi dico che sarà una partita equilibratissima, dove parte per classifica leggermente favorita la Sabalenka, ma può veramente starci di tutto. Dovrebbe essere una partita un pochino meno equilibrata quella tra la numero uno del mondo, Swiatek, e la Pegula. La Pegula, che ha fatto già tanto ad arrivare fino qua, affronta una Swiatek che comunque qualcosa in questo torneo ha concesso, perché contro la Neiner aveva perso il primo set e si è salvata poi nel secondo per un passaggio a vuoto della tedesca. È stata l'unica partita, è vero, delle quattro dove la polacca ha rischiato qualcosa.
l'avversaria è di un altro livello, quindi servirà la miglior Swiatek per vincere. Credo che vinca la Swiatek, credo che vinca in due, ma saranno due set probabilmente equilibrati. Ecco, io vi ho detto quello che penso, vi auguro una buona giornata e soprattutto vi dico un forza Yannick Sinner, speriamo che le mie paure siano paure di un tifoso e non foriere di verità. Finora purtroppo ci ho abbastanza preso sugli italiani, quindi temo che oggi Alcaraz ci mandi di traverso la nottata. Speriamo di no, perché anche perché, ripeto, questa è un'occasione veramente ghiotta per chi vince tra Alcaraz e Sinner, considerando che l'australiano è andato fuori, considerando che il rischio è trovare Rud o Khachanov in finale Slam, e chiunque dei due trovi, insomma, in una finale Slam è da metterci una firma grossa con una casa. In semifinale rischi di trovare, ma rischi magari di ritrovarti contro o Rublev o Tiafoe. Se non sono occasioni queste, in uno slam mi dovete spiegare cosa vuol dire avere un tabellone favorevole in uno slam. Quindi forza Yannick, speriamo che la sofferenza dei primi turni, la troppa sofferenza dei primi turni, abbia fortificato il nostro giocatore. Io onestamente ci credo poco e ripeto, torno a dare favorito lo spagnolo. Speriamo che Sinner capisca l'occasione che ha e non giochicchi come è successo in altre partite e tiri ad ammazzare Alcaraz, perché allungare qua le partite o perdere un set diventa veramente un problema. Detto questo, chiaramente non ci sarà il dopo partita di Sinner, perché si spera che la partita finisca a notte inoltrata o che finisca velocemente a favore del nostro giocatore, ma insomma, presumibilmente sarà una partita piuttosto lunga. Io vi ringrazio di nuovo, mi sono dilungato un po' troppo, ma sono quarti di finale Slam e raccontarli in due parole non si può. Vi auguro buon tennis, buona giornata tennistica, buona giornata comunque vada. E ci vediamo domattina per il commento di quello che è successo oggi e per il commento di quello che saranno a questo punto le semifinali femminili, perché il giovedì è il giorno delle semifinali femminili. Grazie a tutti, buon tennis a tutti e forza Jannik Sinner.